Samuel Peron, l'amato protagonista di Ballando con le stelle, ha annunciato sui social network che presto diventerà papà. La sua compagna storica, la modella e attrice Tania Bambaci, è incinta. Un sogno che si realizza per il ballerino e insegnante di danza, che finalmente mette su famiglia all'età di 40 anni. Samuel Peron e Tania Bambaci sono legati da tempo, anche se nel 2020 hanno dovuto fare i conti con una profonda crisi che li ha allontanati per qualche mese dopo svariati anni di convivenza. Sono poi tornati insieme e hanno annunciato il matrimonio nel 2021, che però di fatto non è mai avvenuto. A quanto pare la coppia ha deciso di far slittare le nozze per un progetto di vita più importante. Il più bel regalo che potessimo desiderare, ha scritto Samuel Peron su Instagram, a corredo di una foto in cui bacia con dolcezza il pancino che cresce della sua Tania Bambaci. Molto probabilmente il piccolo, di cui non si conosce ancora il sesso, nascerà tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023. Insieme da quasi 10 anni, Peron e Tania in passato hanno rifiutato di partecipare a Temptation Island VIP di Maria De Filippi. Una decisione presa in comune accordo con Mi. Di recente si era parlato di un probabile addio di Samuel Peron a Ballando con le stelle. Secondo alcune indiscrezioni, il ballerino vuole affermarsi come inviato e conduttore TV. Al momento, però, mancano le conferme ufficiali. Tania Bambaci, siciliana, ha 31 anni e lavora da qualche anno come attrice. Si è fatta conoscere con i concorsi di bellezza. Ha partecipato a Miss Italia nel 2010 e ha vinto Miss Mondo Italia nel 2011. Ha partecipato a numerosi cortometraggi e film e ha preso parte a 2 episodi del film Squadra Antimafia Il Ritorno del Boss nel 2016. Tania e Samuel si sono conosciuti ad un corso di recitazione. Per Peron si è trattato di un colpo di fulmine e ha fatto il possibile per conquistare la Bambaci. Successivamente è arrivata la convivenza a Roma. La coppia è una delle più unite e affiatate del mondo dello spettacolo.